Ma siamo contenti del risultato, siamo contenti che c'era una bella cornice di pubblico, abbiamo fatto secondo me una buona gara, siamo andati sotto in modo sfortunato, un episodio negativo che ci è capitato, però la squadra ha reagito bene, ha giocato con grande personalità e secondo me in qualche circostanza nel ripartire potevamo fargli male, ma sono contento perché i ragazzi veramente oggi hanno dato tutto, era il terzo impegno in una settimana, non è facile giocare così tante partite in pochi giorni per una squadra come noi, invece hanno risposto bene, siamo contento e adesso ci riposiamo e pensiamo alla partita successiva della settimana prossima, che è uno step importante, è una partita difficile perché il Termoli è una squadra che vuole salvarsi e quindi verrà qui a giocarsi il tutto per tutto. Si può dire che dopo il primo gol è arrivato immeritatamente, la squadra è un po' finita nel pallone, poi c'è stata quella traversa, quel palo, poi è stata molto brava a reagire. Esatto, sì, abbiamo reagito in modo negativo ad un errore e questo non deve accadere. Io l'ho detto ai ragazzi, la partita ci possono stare episodi negativi, ma non ci dobbiamo mai abbattere. Dopo quella traversa poi ci siamo ripresi alla grande e secondo me abbiamo fatto un'ottima gara. Ecco, Daloia non era nemmeno in panchina, qual è il suo problema? No, il problema è un problema, aveva preso un colpo la settimana scorsa, ancora non riesce a recuperare da questa botta. Vediamo domani il da farsi se riuscirà a essere recuperato la prossima settimana. Come valuta la prova degli attaccanti Bonfiglio e Belloni, poi anche Ranieri che è entrato per 10 minuti? Ma bene, sono tutti giocatori che hanno fatto una buona gara, sono giocatori che danno sempre il massimo, sono pericolosi e io sono fortunato ad averli. Ora a Termoli che gara sarà? Ma il Termoli sarà una gara, uno scontro diretto tra virgolette, perché noi siamo partiti per la salvezza e prima la raggiungiamo e meglio è. Adesso siamo in una posizione classifica tranquilla e quindi sarà una partita molto difficile perché l'insidia è sempre dietro l'angolo in questo girone.